Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sul Matroneo, accanto al luogo che Padre Pio qui all'interno del santuario di Santa Maria delle Grazie si ritagliava, ecco, un momento di preghiera. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Vale, che a questo indirizzo di posta elettronica ci ha scritto, una donna di 33 anni che si reca per la prima volta a San Giovanni Rotondo quasi per caso, durante il ritorno da una vacanza con amici, senza avere una chiara consapevolezza di ciò che quel luogo significhi, lascia un biglietto con una semplice preghiera: se esiste tutto ciò in cui hai creduto, donaci la fede. Al tempo non può immaginare quanto quel gesto avrebbe influenzato la sua vita. Poco dopo la visita entra in una profonda crisi esistenziale. Si trova a mettere in discussione tutto: il matrimonio, il lavoro, la sua stessa esistenza. Sono momenti difficili in cui persino recarsi al lavoro diventa una fatica insostenibile. Accanto al suo ufficio c'è una chiesa e lì trova una statua di Padre Pio. Inizia a pregare intensamente, ad affidarsi a Dio, chiedere l'intercessione di Padre Pio. Un giorno, mentre cammina tra gli scaffali di un supermercato in cerca di un detersivo, percepisce un profumo unico, mai sentito prima. Crede che sia stato usato uno di quei prodotti, ma in cuor suo c'è qualcosa di più. Fu una scia, racconta, di cui nella mente mi è rimasto il ricordo. Intanto anche il rapporto con il marito è in crisi, decidono di fare una passeggiata insieme, ma solo dopo 5 minuti scoppia immediatamente un litigio. In quel momento si avvicina a loro un signore, affabile, gentile, che inizia a raccontare la sua vita, il suo matrimonio, i suoi figli. La passeggiata, che dura circa un paio d'ore, fa dimenticare alla coppia il motivo del loro litigio. Prima di congedarsi, il signore si presenta con un nome: sono Francesco Forgione. Beh, tornati a casa, ancora scossi da questo incontro, il marito accende la TV, casualmente si imbattono in una trasmissione su Padre Pio, e nel sentir pronunciare che Padre Pio è nato con il nome di Francesco Forgione, rimangono sbigottiti. In un attimo ci rendemmo conto che quella passeggiata era stata una grazia, racconta Valentina. Annotano tutti i consigli ricevuti, convinti di essere stati testimoni di un miracolo. Sono passati circa 17 anni da quel giorno e la famiglia di Vale ha vissuto altre esperienze straordinarie, particolarmente legate alla vita di San Pio da Pietrelcina. Dopo un lungo percorso, il 23 settembre di 5 anni fa, ricevono la conferma dell'adozione della piccola Carmen. Un altro segno, dice, che Padre Pio non smette di esserci accanto. Proprio la settimana scorsa la famiglia è tornata a San Giovanni Rotondo, non più per chiedere, ma per ringraziare. Vi chiedo di affidarci, conclude Vale, con una fede ormai incrollabile.